Scusa? Ah, sì, si sente? Okay. Buongiorno a tutti, porto il saluto dell'amministrazione. Innanzitutto voglio ringraziare la dottoressa Bernagozzi che ha di questo pregiato in azione. Lavoro che lei ha fatto e che ci onora e ci arricchisce culturalmente come paese, come comune, e speriamo che la sua documentazione poi resti anche agli atti, in modo che possiamo anche promuoverla, documentarla e farla conoscere. Purtroppo siamo un piccolo comune con delle limitatissime risorse, anzi che stanno scomparendo sempre più rapidamente, senza nessuna grossa prospettiva sul momento, ma cerchiamo di lavorare per cercare di ricostruire di queste possibilità. Ne abbiamo come iniziative di questo tipo, ne abbiamo altre tre o quattro. Demetrio, che è il nostro maestro, il nostro regista, chiamiamolo, che ci segue come Autobahn Maira e che ha un nutrito documentario nel suo sito di Auto Valmaino, ci porta a conoscenza del paese. Cerchiamo anche di istituire adesso con la riorganizzazione dell'ufficio e delle strutture informatiche del comune, anche nell'ambito del comune, di creare un sito a disposizione per queste iniziative. Come dicevo, abbiamo altre 3-4 iniziative sulla cultura del comune, centrata molto sui paesi di montagna, in particolare sul paese di Celle, sul comune di Celle, in particolare sui mulini, che erano principalmente sviluppati qui ad Acqua, sviluppati qui nel comune di Celle e nel comune di Marmara, sull'architettura alpina, dove è stata fatta una memoria fatta dall'architetto Olivero, che quindi tratta in particolare tutta l'architettura del comune di Celle, perché su quella sua tesi del lavoro fatto è stato imbastito tutto il discorso del piano paesaggistico del comune, che poi ha proseguito e è stato anche autorizzato. Quindi un patrimonio di conoscenze antiche, sulle cose antiche, di varie attività che quello che abbiamo, soprattutto dobbiamo pensare che è il lavoro di quelli che ci hanno preceduti. Abbiamo una storia lunghissima, incomincia il catasto noto a partire dal 1600, ne abbiamo uno molto sviluppato che è stato elaborato nel 1700 e di cui è stato anche redatto una ricerca che speriamo poi di poter portare a conoscenza. Purtroppo il decesso che abbiamo avuto ci ha impedito un po' di fare la programmazione di questa iniziativa qui a Celle. Comunque, per una conoscenza di com'era la vita una volta quell'epoca, tra 1600-1700, e come erano distribuite le proprietà e di conseguenza la vita nel paese. Abbiamo documenti ancora molto più antichi che risalgono al 1300, che sono praticamente gli statuti della Alta Valmaira, in cui c'è molto ben descritto come era l'organizzazione della vita in questi paesi e come era la compartecipazione della popolazione a mantenere in vita i paesi, nel senso di manutenzione delle opere essenziali, strade, acquedotti, fontane, percorsi e anche manutenzioni forestali e cose di questo genere. Quindi il patrimonio culturale antico, secondo me, è un patrimonio da riscoprire in chiave moderna per mantenere in vita questi paesi. Cioè era tutto il discorso basato sul volontariato praticamente, che riscopriamo oggi in momenti di difficoltà e di mancanza di risorse economiche. Per cui il fatto di forse ricordarci del discorso che oggi siamo più noi quello che possiamo fare per i nostri comuni che i comuni quello che possono fare per noi, ma l'aveva detto non tanti decenni fa, mi pare, il presidente americano per la sua nazione in questo discorso. Quindi forse è un po' eccessivo far riferimento ad una personalità così importante, ma è importante veramente per sostenere e mantenere in vita questi paesi, soprattutto in questi, considerato soprattutto che la popolazione residente è molto anziana ed è ridotta, è residente che abita tutto l'anno, intendo, ed è ridotta molti,
pochissimo, cioè meno del 50% degli effettivi residenti all'anagrafe. Quindi queste occasioni che ci permettono di portare tanti amici a celle sono molto benvenuti e di conseguenza io voglio ringraziare molto la dottoressa, speriamo di poter collaborare anche su altri settori e vi auguro una buona giornata di un buon ascolto. Grazie da parte dell'amministrazione di Celle. Benvenuti, come vedete questo strumento è abbastanza grande da essere ben visibile a tutti quanti. Per chi non conoscesse, il suo nome è una diorta o chitarrone, strumento dell'inizio del Cinquecento, italiano, nato a Bologna. È lo strumento più basso, più grave della famiglia dei liuti. Noi conosciamo tantissimi angioletti, putti nei nostri affreschi delle nostre chiese che suonavano questo strumento qua con la cassa bombata a dorso di tartaruga, ma suonavano la versione più piccola, il liuto rinascimentale. Questo invece, il tarrone, veniva usato soprattutto nell'epoca barocca negli ensemble per realizzare l'armonia tramite il basso continuo, che non è l'armonia, le note scritte, ma era la creazione estemporanea di una linea di accompagnamento. Suonerò in questa occasione brani tratti dal repertorio solista per questo strumento, un tedesco italianizzato a Roma, Giovanni Girolamo Kapsberger. Inizierò con una toccata arpeggiata. Buon ascolto.
permetto di cominciare con un ricordo, quasi una commemorazione personale, perché quest'anno sottoscritto, la mia famiglia, mia moglie, celebriamo le nozze d'oro del nostro matrimonio con Celle Macra. Decisi di venire in montagna, come facevo correntemente, arrivai con la macchina qui su una piazzetta per salire su verso il fiume e trovai qualcuno che mi disse: hanno appena aperto la strada per Castellano, andare su in macchina, cosa che feci. Una giornata meravigliosa, 10 agosto, e arrivato al pilone, al pilone, si aprì lo spettacolo su Castellano, veramente bello, che feci questa storia, fotografia che è nei documenti di famiglia. Arrivato a Castellano mi orientavo per salire e trovare la strada, c'era un signore, un pastore lì, il famoso Giangela, che molti ricorderanno, che poi comunque stava per salire, cioè dice cammina con me, e mi ha portato su fino alla colla, poi ho fatto la mia passeggiata. E poi rientrando c'era il consesso pomeridiano degli abitanti di sulla piazzetta, mi mise a chiacchierare, mi guardavo intorno e dissi: ma qui c'è nessuno che vende una casa, silenzio assoluto. Ma c'era il Pierino, che molti di voi ricorderanno, era l'autista, ma anche avevano il locale pubblico, le sorelle e così via, che mi fece cammina con me e mi presentò a quella signora che era padrona della casa, che poi acquistai, e così ecco che divenni in qualche modo cittadino del comune di Celle, situazione che si perpetua perché per fortuna anche i miei figli condividono le scelte dei genitori, cosa che non sempre succede nella vita. Scusate questa escursione, ma ci tenevo a sottolineare questo anniversario familiare. Ecco. Allora veniamo alla presentazione di questo prezioso volume, volumetto, possiamo chiamarlo, dato la sua dimensione, ma quante cose l'autrice è riuscita a dire, a mettere in queste, diciamo, poche pagine. Veramente si possono identificare due filoni, due storie. La storia, quella con la S maiuscola, quella che si legge nei libri appunto di storia, e quella personale del titolare della vicenda, cioè Hans Clever. Allora, la prima storia, quella con la S maiuscola, è quella che fa incontrare questo giovinetto, perché è sceso dai paesi fiamminghi, scese sulla costa azzurra, ora che non aveva ancora 16 anni, seguendo un certo flusso di pittori che appunto di lassù, del nord Europa, erano scesi in Provenza, avevano costituito una specie di colonia molto apprezzata. La Provenza era una terra ricca, aristocratici, nobili, avevano i loro palazzi, i loro castelli, gli ecclesiastici, i monasteri, facevano ornare le chiese, i monasteri, quindi c'era, diciamo, un mercato, per usare una parola un po' volgare, molto un mercato per l'opera d'arte, molto vivace, molto attivo, e questi pittori dal nord erano scesi fino a costruire una specie di colonia comunque molto importante, perché con loro portarono un'arte pittorica in qualche modo innovatrice, introduzione in qualche misura del Rinascimento. Ed ecco che il giovinetto Hans Clever scende e si inserisce in questo contesto. Ed è lì che incontra il marchese di Saluzzo, Ludovico II, il quale marchese era lì in una forma intermedia tra la villeggiatura, quei luoghi del mare, ma soprattutto una specie di esilio, perché si era trovato invischiato in un contrasto forte tra Francia, Regno di Francia, che mirava ad espandersi anche sul versante italiano delle Alpi e quindi a conquistarsi il marchesato di Saluzzo per avere una testa di ponte di qua delle Alpi, e il Ducato di Savoia, che tendeva ad espandersi, anzi era già arrivato al mare. Ma c'era questo enclave rappresentato dal marchesato di Saluzzo, che faceva tanto comodo
II si trovò invischiato in questo contrasto ed era lì in qualche modo, non dico esiliato, ma accantonato questa sua permanenza in Provenza. Ludovico II pensava, sperava, aspirava di rientrare in possesso del suo marchesato, al quale voleva dare dignità da buon principe. Siamo alle soglie del Rinascimento, ecco, pensiamo ai principati dell'Italia centrale, cosa non erano, e di dare dignità al suo marchesato di Saluzzo anche sotto l'aspetto culturale, che voleva dire arte. E allora viene fatto notare la presenza di questi pittori, in particolare di questo giovane Hans Krebe, che nel frattempo ha cominciato a lavorare, e il libro si apre proprio con l'incontro tra Ludovico II e questo giovane pittore. Ludovico II gli offre di spostarsi nel marchesato di Saluzzo, che non avviene immediatamente, però a un certo punto avviene, ed ecco quindi l'incontro con la grande storia. Una grande storia che poi così ha altri spunti, e vale la pena ricordare questo Scleta, il suo trasferimento a un certo punto dalla Provenza al Marchesato di Saluzzo, scavalca le Alpi, ma adopera anche, fa uso del buco del Viso, anzi buco di Viso, come si dice tuttora, quella straordinaria opera che lo stesso Ludovico II aveva fatto costruire tra il 1475 e il 1480, e che è stato in assoluto il primo traforo alpino, cioè su tutto l'arco alpino il primo buco che è stato fatto nella montagna per facilitare il passaggio da un versante all'altro, lo abbiamo noi qui in casa nostra. Ed è un posto emozionante, io sono andato 2 o 3 volte a percorrere, adesso l'ho aggiustato, sistemato dalle notizie che si sono lette sui giornali, ma quando ci sono andato io, rimanendo dietro di 30-40 anni, aveva dava quel gusto di impresa, perché in questa feritoia nella montagna c'erano state delle piccole frane, ma suggestiva più o meno 100 metri sotto il collo delle traversette, che era il luogo tradizionale di transito, ma che era esposto alle intemperie e così via, ed era una via importante di collegamento tra Saluzzese e la Provenza, la via del Sale, che passava il Sale, ed era transito di sopra questo con il cuore delle traversette, era difficile per le condizioni climatiche, frane e così via, quindi questo buco più o meno 100 metri sotto facilitava le cose, e ripeto, suggestivo, quasi 100 metri lungo, una larghezza di 2 metri, 2 metri e mezzi, in modo che potessero passare i muri col basto, al centro una camera rotonda dove i muri potevano incrociarsi quando fossero provati a sopraggiungere dei due versanti, e passare lì e facciarsi su Francia era sempre in qualche modo un'emozione. E quindi ecco, fa parte della grande storia anche questo buco di Viso. E poi passiamo alla storia, io dico vuole essere di Luscova, anche se è importante, ed è la vicenda personale di Hans Krebe, di questo giovane artista che appunto si trasferisce in Provenza e poi nel Saluzzese, e che l'autrice segue delle sue vicende anche personali, compreso l'innamoramento, c'è questa nota sentimentale, carina, graziosa, incontra Caterina, mi sembra, Caterina, bella fanciulla, con la quale appunto si sposa, e poi ci sono così vicende varie, che è interessante e suggestivo seguire il tutto. Poi ha un complemento con questa figura del pastore Beere, che trova che Hans Krebe trova proprio nella sua frequentazione nel Vallone di Celle Magra, un riformato protestante sfuggito alle guerre di religione che allora imperversava. Il Papa Francesco non aveva ancora cominciato la sua
meritoria opera così di avvicinamento, di affratellamento, e che viene descritto dalla sua permanenza proprio a Celle Macra. E poi c'è soprattutto il riferimento alla commissione di questa opera, questo Hans Klemmer, che conosce, c'è un avvocato Forneris a Saluzzo, che è il fratello Forneris, parroco di Celle Macra, il quale vuole ornare la chiesa di Celle Macra con un'opera importante, e mette gli occhi su questo Hans Klemmer, che accetta di realizzare questa opera. E ci sono paginette, perché questo è molto preciso, molto breve, ma che comunque descrivono così l'impegno di parroco Fornelis, che vorrebbe che Hans Klemmer operasse qui, realizzasse qui l'opera. Invece, per ragioni varie, imprese, quelle familiari, rapporto con la moglie, realizza l'opera a Saluzzo, 5 tavole. Le tavole, c'è la descrizione appunto di come queste tavole vengono a un certo punto sistemate, messe insieme, e c'è molta attenzione anche alla tecnologia, con la descrizione di come il pittore realizzasse i colori, ecco, utilizzando le uova. Ho notato questo dettaglio, venivano molto utilizzate le uova, quindi quello che noi vediamo alle mie spalle, e con dei colori, una parte fondamentale avevano le uova. E questo parroco Fornelli, se c'è l'immagine, vedete inginocchiata sul fondo, ecco, del politico, e ricorda appunto del committente. E cosa importante, la data 1496, perché le altre opere di Hans Klemmer mi pare che non siano datate, mentre questa è certificata. Hans Klemmer poi dedicò il suo nome a Elva, dove soggiornò, e gli fu costretto per forza a soggiornare, perché dipinse l'abside, quindi non poteva portarsi muri a casa. Ecco, 6 mesi di soggiorno in mezzo all'intemperie, alle alte quote di Elba. Nella mia mini prefazione, postfazione, auspico che a un certo punto la professoressa dedichi così una qualche opera proprio a questa permanenza suggestiva, ecco, del pilota, del pittore Hans Klemmer in quel di Elba. Un dettaglio importante è che di questo personaggio così significativo, soltanto diciamo di recente, pochissimi decenni fa, fu scoperta l'identità, perché rimase un nome, un pittore misterioso, in cui in Francia più o meno si sospettava l'identità, c'era un nome ma non c'erano le opere, mentre da noi ci sono le opere ma non c'era il nome. Lo stesso Dometto Redamo, nel suo lavoro Elba, Paese di, non mi ricordo più, comunque sottolinea questo aspetto e parla, riferendosi al grande affresco di Elba, di una persona in qualche modo dall'identità misteriosa, e in tempi molto recenti che sono riuscito a dare un nuovo cognome all'autore di queste opere. Qui credo che grande merito l'abbia avuto Marco Piccata, già professore universitario, già sindaco di Saluzzo, studioso dell'arte medievale e successiva. Ecco, il ruolo importante di questi pittori, in particolare di Hans Klemmer, è quello di aprire lo stile pittorico al Rinascimento in queste zone. Piccolo dettaglio ma significativo, voi vedete che le 5 tavole centrali, per i pavimenti a mattonelle, dove c'è la prospettiva, mentre se voi andate alle opere pittoriche immediatamente contemporanee o immediatamente precedenti, è tutto piatto. Viceversa, quello è il Rinascimento, che entra, diciamo, nell'arte pittorica e si traduce in 1000 aspetti che non sono in grado di trattare, ma un piccolo dettaglio è quello dell'introduzione, dell'adozione della
anche descrivere l'arrivo di queste tavole caricate sul carro che impiegano 3 giorni da Saluzzo ad arrivare fino a Celle. Il committente parroco Fornelis aveva dato una data, doveva arrivare per la festa del Corpus Domini, e la mattina di quel giorno della festa del Corpus Domini il carro arriva a Celle, per cui la gente può finalmente vedere. E mi piace concludere ricordando 2 aspetti. Uno, il tempo di guerra 1944, il timore che quest'opera potesse essere oggetto di razzia da parte di truppe straniere che si bazzicavano da queste parti rastrellamenti, per cui fu nascosta, credo, lì in quella cappella, dietro forse il quadro della Madonna, qualche cosa del genere, quindi tutta eliminata. E poi c'è quel momento in cui si pensò al restauro, andò giù a Torino, fu portato a Torino un grande laboratorio, Nicola Restauri, eminente centro per queste opere, e vale la pena ricordare che la città di Torino, attraverso le sue articolazioni, coltivò l'idea di conservare a Torino quest'opera, di non lasciarla tornare alle sue terre di origini. Personalmente ho la memoria di un viaggio fatto con la loro parroco Don Graziano, proprio al laboratorio Nicola, dove avevo delle fotografie a casa che devo recuperare, poi le porteremo qui in dotazione alla parrocchia, al municipio, in cui questa opera era lì smontata. E fu un certo effetto, ecco, per la verità, vedere i pezzi così appoggiati al muro. E per fortuna si riuscì, insomma, a far valere i diritti per cui l'opera tornò a Celle-Mantra, che ora la possiamo vedere ed apprezzare, e in conclusione è considerata una delle opere più importanti e significative del gotico in Piemonte. Questo è scritto sui principali libri di storia e di critica della storia. Era il vecchio Don Einaudi. Come? Era Don Einaudi. Era ancora in alto, era ancora in alto, grazie e buona continuazione.